Bentrovati, buon pomeriggio. Resta in centrale, prosegue il palinsesto della centrale dell'acqua di Milano. Oggi con noi Anna Chiara Cimoli, docente a contratto all'Università Statale di Milano, tutela e valorizzazione dei beni culturali, spero di non aver sbagliato, socia della cooperativa AB Città, scrittrice, grande esperta del tema, anche per una specializzazione addirittura a Parigi in museologia, anche qui spero di averlo detto adeguatamente. Parleremo anche dei tuoi libri fra poco, Anna, ma la prima domanda che ti devo fare, anche alla luce del fatto che la Centrale dell'Acqua è un museo di impresa, quindi appartiene a una categoria particolare, è che senso hanno oggi, nel 2020, i musei che ci paiono dei luoghi un po', come dire, del secolo scorso, se non di quello ancora precedente, dove si raccolgono oggetti e si va a visitare? Perché invece oggi i musei sono ancora così importanti, in un mondo che ci sta abituando a una distanza, fisica e digitale? Tutto per l'invito, per questa chiacchierata, mi fa molto piacere. Ma perché ancora i musei? È come dire perché ancora la scuola, perché ancora le biblioteche, perché ancora le piazze, perché ancora, come dire, no? I luoghi dell'apprendimento formale e informale. Quindi la risposta è che noi abbiamo bisogno di una educazione di tipo, diciamo, formale, che è quella che ci dà la scuola nella migliore dei casi finché abbiamo 18 anni più o meno. E poi lungo tutto il corso della vita, quindi non solo da bambini, ma lungo tutto il corso della vita abbiamo bisogno di occasioni di apprendimento che mutano nel tempo e non c'è niente di, come dire, di assolutamente non ci devono essere tabù sulle forme, sui modi, sugli strumenti attraverso i quali impariamo. Quindi, come dire, lungi da me immaginare il museo come in qualche modo l'antagonista di un apprendimento digitale, di un apprendimento basato su altri strumenti. Penso che serva l'uno o l'altro, probabilmente molte altre cose ancora che in questo momento facciamo probabilmente ancora fatica a immaginare, ma che stanno nascendo, che si stanno muovendo intorno a noi. Forse questo periodo di lockdown è stato un grande laboratorio di riflessione su questo. Io sono molto grata che ha potuto portare avanti questa riflessione proprio sul senso profondo del museo in tutte le sue evoluzioni contemporanee. Quindi il museo è un discorso, il museo è una forma semantica, è una forma di discorso in quanto tale evolve come tutti i linguaggi, come tutte le forme di conoscenza, evolve nel tempo. Quindi ci serve il linguaggio perché ci serve comunicare, ci servono i musei perché ci serve conoscere la storia, conoscere i modi in cui ci esprimiamo, conoscere soprattutto la contemporaneità. Poi le forme in cui il museo si manifesta sono le più varie, sono evolutive, questo è estremamente interessante dal mio punto di vista. Non credo che, un po' come la riflessione sul libro cartaceo e il libro digitale, una cosa non uccide, non esclude l'altra, il nostro cervello evolve abbastanza velocemente nel tempo. Quindi siamo in grado tanto di confrontarci con i manufatti storici, artistici, antropologici, scientifici, quanto poi di integrarli con altri strumenti di conoscenza. Io penso che il museo sia un enorme spazio di conversazione, lo immagino sempre di più in questo modo, un luogo in cui si va per conversare con se stessi, per conversare con le persone che sono vicine a noi, conversare con la storia, imparare nuove parole, mettere in contesto alcune riflessioni e in quanto tale appunto la sposterei veramente su una riflessione di questo tipo, cioè ci servono strumenti per articolare meglio i nostri discorsi e quindi in quanto tale il museo continua ad avere una sua straordinaria validità proprio perché è una struttura che sostiene i nostri discorsi, è una struttura sempre contemporanea. E anche questo è interessante, appunto, non, come dire, c'è una sorta di cliché che vuole il museo come una sorta di scheggia del passato approdato, no? Un marziano che sta lì da qualche mondo parallelo e sta lì nonostante tutto. In realtà il museo è uno spazio tendenzialmente pubblico, comunque uno spazio di conversazione pubblica, è un pezzo di città o di territorio. È una piazza coperta, io continuo a immaginarlo in questo modo, e quindi in quanto tale è un luogo che ospita la crescita delle persone come singoli e come comunità. Senti, hai parlato di crescita delle persone, la cosa è molto affascinante anche per il museo al centro della comunità. Una delle proposte, delle idee che c'è per far ripartire le scuole il prossimo anno, data l'emergenza e la necessità dei distanziamenti, è quella proprio di coinvolgere
i musei e quindi di aprire le scuole, farli entrare nei musei non solo per trovare degli spazi, ma anche a questo punto per modificare l'approccio stesso alla didattica. Tra l'altro ricordo che non più tardi di 3 anni fa hai pubblicato un libro che si intitolava Che cosa vedi in museo pubblico adolescente, quindi ti sei occupata effettivamente del ruolo che i musei possono avere nei confronti degli studenti, dei ragazzi e delle scuole in generale. Ah, sì, io credo che anche questo, come dire, non c'è niente di nuovo in tutto questo, no? C'è stato comunicato come l'idea, no? Yuppi, abbiamo trovato una soluzione per, come una questione spaziale, cioè dove andiamo a fare scuola se le aule di scuola non ci possono ospitare. È chiaramente una riflessione complessa e non voglio, come dire, sclerotizzarla perché credo che a cavallo di quest'estate vedremo altri 3.000 cambiamenti. In realtà il museo nasce anche tanto come scuola, perlomeno il museo pubblico, diciamo, il museo che nasce dalla Rivoluzione francese, nasce proprio nello spirito di essere una scuola, cioè si andava al museo a dipingere come una scuola di pittura, come una scuola di osservazione, come una scuola di messa in gioco del proprio sguardo in relazione alla storia della pittura. Quindi anche su questo a me piacerebbe molto osservare, vedere e io stessa sperimentare delle pratiche di questo tipo, quindi delle pratiche per cui si fa scuola dentro al museo, di nuovo stabilendo quel contatto con il manufatto, che sia artistico o che non sia artistico, ma comunque con diciamo sviluppando una capacità di osservazione che a scuola inevitabilmente viene un po' penalizzato, comunque che viene spostata su altri tipi di contenuti, su altri tipi di linguaggi. Quindi che sia il museo di arte o che siano altri musei, penso che sarebbe una bellissima occasione. Chiaro che non deve essere, diciamo, una fusione a freddo per cui la scuola piomba nel museo tout court senza ulteriori riflessioni, per cui è come affittare una palestra o un centro comunale o una biblioteca, eccetera, eccetera, ma è un luogo che ha una sua specificità molto forte. Credo che sia un po', diciamo, il simmetrico di quello che si è detto così tanto in questo periodo rispetto alla didattica a distanza, cioè non è né giusta né sbagliata, è il meglio che siamo riusciti a fare, ma diventa molto interessante nel momento in cui c'è una riflessione disciplinare profonda, no? Quindi io penso che se museo e scuola riescono a dialogare un po' in profondità e quindi a essere, diciamo, permeabili, cioè a lasciarsi interpellare, a modificarsi un po', credo che questa possa essere una grandissima risorsa. C'è una resistenza da parte del pubblico adolescente ad andare al museo, sanissima, io non ho niente in contrario, penso che sia normalissimo e anzi, come dire, veramente niente, nessun moralismo, c'è una resistenza molto forte da parte del museo nell'accogliere il pubblico adolescente, quindi evidentemente sono le due facce della stessa medaglia. Se parliamo di adolescenti, io però ho esperienza attraverso la ricerca che abbiamo fatto per quel libro, appunto, Che cosa vedi, che nasceva proprio da una pratica di sperimentazione con gli adolescenti al Museo del Novecento di Milano, ho esperienza che possa essere un luogo di grandissima, come dire, di grandi rifrazioni, di grandi aperture, di grandi intuizioni, nel momento in cui ci si, come dire, si prende il tempo per ragionare, nel momento in cui il museo appunto non è una scatola dentro cui stiamo, ma è veramente un interlocutore con cui parlare, nel momento in cui gli operatori del museo sono curiosi di quello che la scuola porta lì dentro e viceversa, no? Perché altrimenti c'è davvero questa dinamica un po' a binari paralleli in cui non ci si parla e quindi la scuola è un po' una sorta di spina nel fianco oppure di tornado che passa e poi va via. Se c'è una riflessione invece che direi veramente in termini di nuovi inizi, perché chiaramente siamo di fronte a una nuova era e c'è chi l'ha detto molto meglio di me, penso che ci siano anche le condizioni per poterlo rimaginare questo rapporto. Penso, per la mia esperienza di questi mesi, che gli adolescenti abbiano enormissime curiosità e grosse disponibilità alla sperimentazione, più di quanto io stessa avrei pensato, che pure, come dire, ho veramente una grande fiducia, un grande interesse rispetto a quello che viene da quel mondo. Però
penso che più che mai ci sia stata una grande curiosità, una grande apertura, per cui sarebbe un peccato lasciarla cadere. Credo che dobbiamo dimettere un po' certe rigidità e provare davvero a considerarla come un'occasione. Senti, è fresco di stampa per le edizioni Nomos, il tuo ultimo lavoro si chiama Senza titolo, le metafore della didascalia, se non ho capito male, arriva da un progetto con la Fondazione Querini Stampale di Venezia, colpisce un libro dedicato alla didascalia, questo piccolo grande protagonista del nostro approccio ai musei e non solo. Raccontacelo. Ma allora, sì, allora un libro che ho curato con Chiara Ciaccheri e Nicole Mulhausen, che sono due colleghe con cui da tempo portiamo avanti questo progetto che si chiama Senza titolo, che riflette sulla un tema grandissimo e che la didascalia riassume nella sua forma piccolina, che è la relazione fra le immagini e le parole. Quindi, insomma, è un grandissimo tema che noi da museologhe cataloghiamo dentro la riflessione sugli studi di interpretazione, su tutta quel mondo che viene soprattutto dall'ambito anglosassone, appunto che riflette sulle possibili interpretazioni delle opere d'arte, eccetera, eccetera. Quindi il museo di nuovo come cassa di risonanza di tanti significati diversi. Proprio in questi giorni riflettevo sull'attualità di questa riflessione. Questo progetto, appunto, che è stato sposato dalla Fondazione Querini Stampalia e che è diventato questo libro in cui abbiamo scritto in diversi, cercando di analizzare la questione della didascalia, appunto, da diversi punti di vista, sta diventando molto importante. Per esempio, riflettevo oggi su Via col vento, tolto dalla piattaforma, credo sia HBO, e questa riflessione sul fatto lo eliminiamo fin tanto che non saremo in grado di mettere delle didascalie o di in qualche modo inquadrarlo storicamente in un modo aggiornato, no? La questione è esattamente quello, o meglio, un aspetto della questione didascalia è esattamente quello, cioè quanto i segni del passato possano essere costantemente attualizzati e quanto appunto il linguaggio che noi scegliamo possa servire a collegare quel passato col presente che stiamo vivendo. Quindi in questo senso questo progetto, che è nato così quasi un po' su un'onda di una nostra curiosità, di un nostro interesse, anche di un nostro disagio, no? Rispetto al fatto che le didascalie sono sempre un po' inadeguate, troppo piccole, troppo lunghe, troppo... E d'altra parte sappiamo bene che non esiste il modo per fare le didascalie, quindi non è un manuale su come si fanno le didascalie, però vuole essere, diciamo, uno strumento di riflessione sul fatto che probabilmente si può fare sempre un po' meglio, o se come dire, il nostro approccio, il nostro metodo va nella direzione dell'accessibilità e dell'apertura all'interpretazione, allora certamente c'è tantissimo da lavorare. Quindi ecco, proprio in questi giorni in cui si riflette molto di monumenti, si riflette molto di opere che sono state lì magari per secoli senza forse aver capito fino in fondo che erano offensive per molte persone, no? E allora in che modo noi continuiamo a lavorare rispetto a quel passato, in che modo continuiamo a rappresentarlo e via dicendo. Quindi la riflessione è esattamente quella, anche perché poi appunto tanti musei portano le tracce di un passato che non è sempre un passato facile, no? Spesso è un passato controverso, un passato che ha portato sofferenze, guerre, eccetera, eccetera. Quindi il tema è proprio su come provare ad attualizzarlo trovando dei linguaggi contemporanei. È un terreno molto spinoso, per cui spesso quando parliamo di questo libro ci troviamo a doverlo un pochino non difendere in quanto tale, ma a difendere quest'idea che la storia possa essere attualizzata. Evidentemente è un lavoro culturale da fare a tanti livelli, non soltanto quello dei musei, ma ci fa piacere constatare che appunto da questo progetto, che è nato, come dire, piccolo e indipendente, sia nata una riflessione in ambito museale. Speriamo di poterla accompagnare in giro insieme ai colleghi con cui ci muoviamo. Senti, hai dedicato un altro volume un paio di anni fa a una tipologia di museo che non balza subito nella testa delle persone, che è il Museo delle Migrazioni. Il libro si intitolava appunto Approdi, Musei delle Migrazioni in Europa. Che tipo di mondo è quello dei musei delle migrazioni? Ce ne sono anche in Italia? Ce ne sono tantissimi in Italia. In Italia ce ne sono veramente molti e moltissimi piccoli, quasi un po' domestici, alcuni proprio nati
storie di una singola famiglia o di una singola persona sono molto interessanti, sono degli oggetti di studio veramente appassionanti. In Europa e nel mondo ci sono alcuni musei nazionali o comunque estremamente strutturati che raccontano la storia delle migrazioni. Molto spesso raccontano la storia della emigrazione, soprattutto dall'Europa verso i nuovi mondi, diciamo. Qualche caso isolato, ma sempre più numeroso, racconta la storia dell'immigrazione in alcuni luoghi, penso a quello di Genova, a quello di Barcellona e a diversi altri. Il Museo dell'Emigrazione è un museo che a me interessa proprio perché è un oggetto anch'esso imperfetto, scomodo e soggetto al passare del tempo in modo molto veloce. Cioè mi interessa e mi è interessato studiarlo e scrivere questo libro proprio perché riassume in modo densissimo la natura dei musei a livello forse più macroscopico, cioè il loro fatto di essere, come la loro natura, chiamata a rappresentare la contemporaneità e il presente, ma strutturalmente un passo indietro. A volte i musei delle migrazioni hanno, spesso perché piccoli o perché periferici o perché un po' laterali, hanno la libertà di sperimentare in modo molto interessante, per cui è interessante per esempio osservare il lavoro con gli artisti contemporanei, la dimensione rispetto agli spazi pubblici, quindi quei musei che riescono oltre ad avere uno spazio diciamo interno, anche un affondo magari nella piazza antistante o nel quartiere in modo tale da rappresentare la dinamica appunto interna al museo ma poi esterna rispetto alla città, al territorio e via dicendo. Sono degli oggetti spesso estremamente appunto come dire imperfetti e proprio per questo oggetto di una riflessione critica molto interessante. Il fatto stesso che siano musei per così dire monografici dedicati a un tema così diciamo solido cozza col fatto che la migrazione è un fatto liquido, evolutivo, che spesso ha lasciato pochissime tracce materiali importanti, al fatto che la legislazione cambia regolarmente, frequentemente, per cui bisogna di nuovo riadeguarsi e via dicendo. Sono musei politici, sì, tutto è politico, io lo penso convintamente, certo tutto è politico, ci sono alcuni musei delle migrazioni che dicono noi siamo neutrali, non facciamo un discorso politico. Ecco, lì diventa difficile capirsi perché la migrazione è il discorso politico per eccellenza, direi. Però ecco, questa analisi e soprattutto l'incontro con tanti professionisti che da sguardi diversi lavoravano su questo tema è stato un affondo in un mondo che sta cambiando molto velocemente, come tutto il mondo della museologia in questo periodo. Direi che in questi ultimi 5-10 anni la museologia si è data una scossa molto forte, i musei delle migrazioni e le loro trasformazioni stanno proprio dentro questo flusso e per quello è interessante occuparsene. Grazie davvero, grazie Anna Chiara Cimoli, grazie per essere stata con noi. Ricordo l'ultimo libro senza titolo, Le metafore della didascalia, per Nomos Edizioni. L'appuntamento dal vivo, speriamo, è alla Centrale dell'Acqua, al Museo di Impresa di Amberg. Grazie.